Ragazzi, siamo a 500.000 di iscritti. 500.000! E oggi 50 cose su di me. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. Oggi lo speciale 500.000 iscritti. Mamma mia, voglio fare questo video super speciale per raccontarvi tutto di me. Le cose che non sapete almeno. Cose sconce, cose torbide, segreti più profondi. Cose come amo la neve. Ho il setto nasale deviato. Ah, tutto storto. Infatti non posso fare Google con le narici. Il mio nome è Luca Denaro. Denaro come i soldi. Big money. Ah, ma questi sono finti. Non metto a posto il casino che faccio. Sono l'unico canale con più di 400.000 iscritti che fa collaborazioni e fa video insieme a canali anche inferiori a 10.000 iscritti. Ho fatto collaborazioni anche con canali con 0 iscritti. Ciao pasta! Colleziono maglie da calcio e ora ve le faccio vedere. Aiuto! Real Madrid 2011-2012. Seconda maglia del City nel 2013. Tec. Maglietta dell'Olanda. Lolo. Liverpool, ancora c'hanno questa. La nuova della Roma, preso quest'anno, praticamente me ne compro una l'anno io. Di più. Maglietta ufficiale del Molise. Ciao. Quella del Napoli, in tutte le salse che mi avete regalato a Video Game Show. Questa è addirittura firmata da Amsic. Quella della Roma del 2001 di Totti. E le vecchissime, ormai, magliette di Cristiano Ronaldo. Questa è 2004, se non mi sbaglio. E basta. Quando piove esco senza ombrello, perché? Perché sono cretino. Quando ero ragazzino portavo i capelli lunghi, ma lunghi, così. Quando uscivo la gente mi chiedeva la droga per strada. In realtà porto gli occhiali. Cosa? Ciao, sono su Real Power. No, non è vero. Ho una cicatrice enorme, enorme. Ora la faccio vedere e vi spiego anche come me la sono fatta. Io mentre facevo un tuffo è arrivato un pastore tedesco e mi ha morso. Ecco qua la mia cicatrice. Manco si vede più. Un po' si vede. E niente, la prima cosa che ho fatto, indovinate qual è stata? Calcolate che sgorgavo di sangue da qua. E la prima cosa che ho fatto è stata prendere il sangue da ferita, mettermelo in faccia e dire: giochiamo agli indiani. Mi hanno ricucito. E quell'estate non ho potuto più fare i bagni al mare. Non ho potuto fare il bagno al mare, però ho giocato agli indiani col sangue vero. Oh, mica da tutti. All'elementare ho fatto un pallone con la gomma da masticare, ma talmente grosso, 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 che è andato a finire sulla testa di una compagna di classe bionda e l'hanno rasata a zero. Per colpa mia. Ma non è che l'hanno rasata a zero, peggio ancora, gli hanno fatto proprio un buco in testa. Questa mi odierà, questa qui odierà tutte le gomme da masticare, le... Mamma mia. Scusa! A 12 anni volevo fare il disegnatore, fumettista, cioè volevo fare più fumetti, però sapete come disegno. Forse non era la strada adatta a me. Sono astemio, cioè se bevo casco in terra. Ho Charizard prima edizione. Sì! Ah no? Tan tan tan. È vero, La potenza di Charizard prima edizione. Mamma mia. Lasciate il pollicione in su e ve lo regalo. Come primo lavoro consegnavo giornali alla metro di prima mattina e la gente mi vedeva e mi bestemmiava contro. Perché era mattina e aveva sonno. Indosso sempre una maglietta per dormire. Sotto al pigiama metto una maglietta perché sennò non dormo, ho freddo. Infatti, sono molto freddoloso. Anche se amo la neve, però ho freddo sempre. Soprattutto a Roma che è umido. Maledetta Roma! Umida! Sono figlio unico! E vai, non ho fratelli. Anche perché da piccolo mia mamma voleva farlo nascere. Però io gli ho detto: mamma, se lascio un fratello io l'ammazzo. Quindi non è stato possibile far nascere un fratello. Non mi piacciono i cambiamenti. Forse anche per questo non volevo un fratello. Anche perché se ci sono cambiamenti li ammazzo! Tipo 2 anni fa mi ha fatto un restyling della mia camera. Ed è stato un trauma pazzesco per me. Ancora fatico a riprendermi. La mia piccola cameretta. Ho 2 cani, uno bianco, bombo! Saluta, ciao, adesso sta a dormire. E uno nero, eccolo qua, Spank. Saluta pure te. Ciao. Questo se gli soffi, guardate che fa. Fuad! Mi prendono gli scatti. Fuad! Una notte ho dormito alla stazione come i barboni, sì. Per finire un concerto. Ho aiutato mio zio a castrare i maiali. Sì, perché mio zio è veterinario e una volta mi ha detto: ehi, vieni con me, castriamo i maiali. Io: sì, zio! E poi abbiamo dato da mangiare i testicoli del maiale alle galline. Che belle esperienze! A 8 anni, 10 anni, tipo, ho creato un videogioco. Sì, era tipo Final Fantasy con i quadretti. Secondo me era pieno di bug. Ah, questi bug. Ogni giovedì mia madre mi cucina la pizza. Che buona. Oh, amo la pizza. Pizza. Amo le patatine. Patatine.
Amo la pizza con le patatine. Pizza con le patatine. Ogni giovedì guardo Masterchef, X Factor o qualsiasi programma sia su Sky 1. Sono gelosissimo, ma strageloso, proprio mi arrabbio quando Violetta dà troppa attenzione al cane e non ce la faccio. Bello, bello, amore, amore, io vengo e ce la col cane. Guarda che... Non mangio formaggio, mi fa schifo, è troppo grasso. Sulla pizza la mangio, mozzarella. Formaggio in generale o così mi fa schifo. La fondura non parliamone, ma il parmigiano cotto. Odio prendere il sole al mare, di solito sto sempre sotto l'ombrellone. Poi però Violetta mi ha insegnato come ci si abbronza da veri Carlo Conti. E quindi ora ho un po' imparato però. Generalmente mi piace stare sotto l'ombrellone al mare o dentro l'acqua. Ed estate tra mare e montagna preferisco la montagna. Però non ci sono mai stato, cioè io tutte le estati sono andato al mare. Alla fine scelgo sempre il mare, perché il mare è mare. Mare, 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 na 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 na, sognare. A carnevale mi vestivo da topolino! Ciao amici, sono il vostro amico Topolino e oggi siamo qui per un carnevale speciale! Ora tutti insieme dite con me la parola magica! 1, 2, 3! Otudus! Non è Dub Smash, faccio veramente! Ciao! Da Smash mi fa una pippa! Da piccolo ho conosciuto Babbo Natale e ora lo faccio vedere. Eccolo qua! 10 anni dopo ho scoperto che quello non era Babbo Natale, ma un barbone che voleva dei soldi per farsi la foto con i bambini. Ho scritto una canzone che non posso pubblicare perché è piena di parolacce. Che sennò poi mi arrestano, mi denunciano e gli illuminati non vogliono. Ho un'ossessione fottutamente ossessiva per l'igiene delle mani. Cioè me le lavo ogni mezz'ora, anzi ora me le devo andare a rilavare. Almeno una volta a settimana porto Violetta a fare shopping al centro commerciale. Il bello è che noi siamo 4 ore, minimo 4 ore a girare tutto il centro commerciale. Perché sapete, Violetta è una ragazza, quindi deve vedere un po' le sue cose, i vestiti nuovi, i trucchi e cose, gli metteva le unghie, eccetera. Ma noi siamo 4 ore a vedere i negozi e poi usciamo senza pacchi. Non compriamo mai niente, è incredibile. Lo sapete qual è il bello? E che poi la sera a casa Violetta dice: no, mi devo comprare quelle cose. E il giorno dopo mi tocca riandare al centro commerciale e comprare le cose che potevamo comprare il giorno prima. Fantastico! Mi piace andare da Ikea, sì, anche là non compro mai niente, però mi piace sempre andare a vedere i divani, sedermici, fare il riposo sui divani, o mettermi sulle divani. Comunque fanno buoni i divani, i cinnamon roll, quelli sono buoni. Alla cannella. Su YouTube ogni tanto seguo le makeup artist. Ciao ragazze! Questo tag l'ho preso da voi! Infatti sono tutti i segreti, no, ve l'ho detto, io so come mettere lo smalto, come mettere il rossetto, l'ombretto, l'eyeliner. Sentite che termini tecnici! Grazie ragazze! Ciao Clio, ti abbraccio, spero di incontrarti presto, è la mia preferita. Non lo dire a nessuno però. Mi piace cucinare. Sì, in realtà non cucino quasi mai, però adoro cucinare, mi piace fare piatti strani, tipo gamberetti dentro un tacchino chiuso è buonissimo. Circa 10 anni fa sono stato operato, però non posso dirvi dove. Lo dovete indovinare. Ogni giorno faccio circa 300-400 metri di corsa, andata e ritorno. Ho il cervello che non si ferma mai, nel senso, anche adesso che sto facendo il video, però io in realtà sto pensando a come montarlo, quindi sono in costante... Non so fare più di una cosa alla volta, proprio per questo troppo pensare. E ho bisogno di una persona che mi aiuti a organizzarmi le idee e la giornata. Da piccolo stavo affogando dentro la vasca. Stavo morendo, cioè io sarei morto. Stavo così. Sono tipo scivolato all'indietro e ancora me lo ricordo. Guarda che è stato sono stati 3 secondi bruttissimi. Non so se lo sapete, ma uno dei miei giochi preferiti è Mortal Kombat. Ve lo giuro, ho sempre voluto tatuarmi il logo di Mortal Kombat qua sul petto, qua sul braccio, sul collo. Ah, il drago di Mortal Kombat qua. Però tanto non lo farò mai. Mortal Kombat! I primi tempi che stavo con Violetta ho fatto un incidente tremendo con la macchina. La vecchia macchina, cioè 1-1 tutta scassata. Che si è scassata ancora di più perché si è aperta tutta davanti. Però il bello è che non ho fatto incidente con nessuno, ma da solo. Soppioveva, ho sterzato, si vede che andavo un po' troppo veloce, quindi non correte in macchina. Ho preso il guardrail, praticamente tutto, l'ho spaccato e la macchina si è aperta. Però io sono rimasto illeso, non mi sono fatto nulla per fortuna. Che culo. Ho giocato a calcio nei pulcini della Roma. Potevo diventare il nuovo Francesco Totti. Però... non era la strada che faceva per me. Non fumo, ragazzi, non ho mai fumato. Ogni tanto, tipo una volta ogni 2 anni fumo un sigaro. Però non fumo mai, non mi piace il fumo.
Non mangio il McDonald's da circa un anno e mezzo e non ne sento per niente la mancanza. I love it. Bene ragazzi, queste erano 50 cose, anche di più, che non sapevate su di me. Spero veramente che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, 30.000 mi piace. Prossimo episodio, prossimo video tag, fatemi sapere se le volete vedere. Ditemi qua sotto 5 cose che non so di voi. Anche 3, dai, 3 cose che non so di voi, così vi conosco meglio anch'io. Vi ringrazio ancora una volta per questo 500.000 di iscritti, mamma mia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, Facebook, trovate tutto in descrizione, tutte le pagine, comprate le mie magliette. E comunque io il 6-7-8 sarò al Video Game Show a Milano, quindi niente, venite, vi aspetto, vendo le magliette, ci sono io e vi aspetto tutti, 500.000, così riempiamo proprio Milano, info a breve. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, io vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente! In realtà io sono più tipo Violetta e Marzia. Questa è meglio che non la diciamo. Poi scopriranno il nostro segreto illuminati. Chi è più predisposto a rompere qualcosa? Cosa ho rotto? Le palle! Scherzo.